trovo in compagnia con Irenella, siamo in ambulatorio a Mantova. Grazie Irenella di essere qui con me oggi, buongiorno a te. Bene, ti faccio subito una domanda Irenella, vogliamo dire quanti anni hai? Quasi 70. Complimenti, complimenti davvero. Tanti. Tanti ma portati molto bene. Ascolta Irenella, ti faccio un'altra domanda, mi dici un po' come hai fatto a conoscere Lab42, in quale occasione hai sentito parlare di noi? Dunque, io ho sentito una pubblicità in radio e poi tramite un leaflet, una brochure sul lago di Garda. E dopo ho pensato, ma c'è anche a Mantova, faccio un giro, vado a vedere perché desideravo dimagrire. Perché? Come mai eri aumentata di peso? Qual era stato un po' la tua storia? Raccontaci. Il lavoro, la casa, la figlia e tante cose. Attualmente, essendo in pensione, ho pensato bene di prendermi cura di me stessa. Bravissima. E quindi quando sei arrivata da Lab42 il tuo problema principale era il sovrappeso? Era il mio sovrappeso. Se non ricordo male, volevamo perdere circa 10 kg. E ci siamo riusciti. Perfetto. Quindi oggi possiamo dire che con le terapie, attraverso il metodo Lab42, siamo riusciti a perdere più di 10 kg. E come li abbiamo persi questi chili? Cos'è che ti senti oggi? Come ti trovi? Mi trovo bene, mi sento più leggera, mi piaccio di più. Ti piace di più, che era la cosa più importante, esatto. Trovare un benessere proprio e rimettersi in forma, ma star bene anche un po' con se stessi, sì, e soprattutto esatto. Riguardati anche nell'ambito della salute, no? Sì, sì. È vero che tu sei sana e stai benissimo. Però il peso sulle ginocchia, stai aumentando con l'età, non andava proprio bene. Assolutamente. No. Quindi se pensiamo a qualche terapia che ricordi che ti ha dato dei risultati sicuramente ottimali, col quale abbiamo affrontato un po' questo percorso, in particolare che cos'è che è stato fatto? Te lo ricordi? Io ho fatto della mesoterapia, sì. Della radiofrequenza, oltre alla dieta, naturalmente, perché ci vuole anche la sua dieta. Quindi sei stata seguita sì, sia sì, da un punto sempre, di vista nutrizionale. Sempre. Se non ricordo male abbiamo fatto anche delle carbossiterapie, sì, per aiutare sì. Molto un discorso di microcircolazione. Circolazione, sì, per le artrosi che si presentano con l'avanzamento dell'età. Quindi se dovessimo oggi consigliare a qualche amica, che cosa diresti? Di presentarsi e di presentarsi facendosi vedere, dire io ho bisogno di migliorare me stessa. E quindi consiglieresti di venire da Lab42? E se dovessi sì. Dare un giudizio al tuo risultato, quale sarebbe? Nella scala fra 1 a 10? 10. 10, perfetto, bene, siamo molto contente. Io ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi oggi, speriamo tu rimanga come nostra cliente sì, a vita, perché poi il mantenimento... Ci vuole anche un po' di mantenimento. Ma anche sì. Per una coccola, perché poi alla fine diventa un po' un punto di riferimento, sì. No? Lab42, poi ogni tanto Irenella ci porta anche le torte, ma non diciamolo. Sì, perché oltretutto... È una cosa che rimane tra noi, vabbè. Grazie Irenella, ti do un bacio, grazie per essere stata qui con noi oggi, grazie.